Eccoli qua. Sono loro, Piero e Ghigo. Ragazzacci! E allora, ragazzacci! Vabbè, rock and roll tutta la vita. Siete pronti a dare il meglio? Noi siamo pronti a dare spettacolo!
E questa è solo la prima canzone, signore e signori, live dal Forum di Assago Milano, Litfiba! Esatto, tutta la carica veramente ha iniziato sbombardando. È la parte migliore della nostra grande nazione. E la parte rock and roll. Allora, siamo partiti con questa canzone da spirito del 1995, la tetralogia degli elementi, Litfiba. Di la verità, Chayanne, ti sei messa le braghe di pelle per somigliare a Piero Pelù. No, c'ho il jeans nero, però anche lui questa sera non ha il giubbotto di pelle, ma ha questa giacca con gli alamari dorati. Devo dire che non è inconsueta, ma insomma è una delle sue, diciamo, delle sue maschere, no? Il viaggio nel tempo è appena iniziato e planiamo sul 2012. È la grande nazione. Vivi sempre in una bestia, preparati a prender calci, pugni e botte, quanti e chi felini, doppie facce dovrai lottare, baby. Questa è la realtà di una grande nazione. Siamo una grande nazione, i prediletti dello
con una bandiera d'Italia in testa, grande nazione, Lit Fiva dal vivo su RTL 102.5. Ovviamente ma sempre questa. Siamo in contemporanea anche su Radio Z l'italiana, siamo a reti unificate. Bene, bene, ciao bene. Ragazzi, buonasera. Dal Dio del tuono. E adesso la nostra Francesca Cheyenne ci dirà tutto sul Dio del tuono. Il Dio del tuono, questo singolo naturalmente tratto da Utopia, che è il 14° album di Lit Fiva, l'ultimo in senso cronologico, no? E che fa parte di una trilogia, dato che loro amano molto le trilogie, le tetralogie, dedicata allo Stato in questo caso. Siamo i cavalieri di quel suono, figli dello spirito animale, nati con un urlo di dolore. Oh, 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 oh. Siamo nati in mezzo al grande caos, assunti a lottare. Umani. Grida, fisa, genera pensieri, chiama i giorni perfetti e giorni neri, neri. Ecco il Dio del tuono, ecco il Dio del suono, con la sua voce elettrica e le sue bambole. Yeah, portiamo noi, nati per cacciare i mostri della mente. Qua in diretta su RTL. Allora aspetta un attimo. Sì, come schizofrenico lui, sì. Mm. Però in questo caso era Thor, sai, quello, perfetto, che la, quello che sì, lancia sì, il sì. martello. Allora sono Lit Fiva in diretta su RTL 102.5 Radio Z all'italiana. Abbiamo ascoltato questa bella canzone da Utopia, il nuovo album dei Lit Fiva. Ricordiamo che se volete Utopia, ragazzi. È Utopia. Quindi se volete commentare questa serata abbiamo un hashtag che è Lit Fiva RTL 102.5. Se volete scrivere degli SMS potete farlo, li pubblichiamo in radiovisione sul 36 del digitale 750 di Sky. Il numero è 349-349-1025. Continuiamo adesso con Utopia. Questo è l'impossibile. Allora, se ci trasformiamo troppo in pelo, ditecelo, perché viene spontaneo. Quando c'è lui, viene spontaneo. L'impossibile non c'è. L'impossibile non c'è. Tempi della terra, padroni delle banche della guerra, voi avete fascio e prova.
Live su RTL 102.5 Radio Z all'italiana. E sono al Forum ad Assago, sold out in questo momento, ed era l'impossibile. Da Utopia, che è l'ultimo album dell'Itfiba, lo ricordiamo in senso cronologico, del 2016. E adesso invece, a proposito delle tetralogie, delle trilogie, no? Di quello che insomma loro è la loro passione, adesso dovremmo ascoltare una canzone da Stato Libero, che è Sole Nero, no? Sì, è un ossimoro il titolo di questa canzone. Mamma mia, ragazzi, qua abbiamo studiato, eh. Le mani vanno su e vibrano
Esatto, esatto. 11.000, anzi 22.000 mani, allora, no? In questo caso. Mani. Allora sono le 21.36, siamo in diretta con il concerto dei Litfiba dal forum di Assago, un regalo che noi di RTL 102.5 Radio Z all'italiana vi stiamo facendo questa sera. È sold out. È sold out. E ci siamo sentiti con i ragazzi e mi hanno detto: vabbè, sold out al forum, ragazzi, facciamo qualche cosa. Eh sì, dovevamo. Esatto. Attenzione perché stiamo per tornare ai giorni nostri. Straniero. Esatto, sì. Eccolo qua. Straniero da Utopia. Sopra razza e religione.
Sai fischiare, Francesca, tu? Poco e male, devo dire, lo lascio fare a lui. È una caratteristica delle veronesi, anche Valeria non sa fischiare. Sono i Ritfiba, inconfondibile il loro suono, qui su RTL 102.5 Radio Z all'italiana, in questa serata straordinaria, il loro sold out al Forum di Assago, abbiamo ascoltato. Sì. Bella questa straniera. Bella, bellissima, devo dire che sono tornate le loro sonorità iniziali, no? Molto rock, molto aggressi. Attenzione, nel 1999. Questa non la suoniamo da tantissimi anni. Forse da quando venivano. All'epoca la nostra Francesca era la reginetta di territorio italiano, cioè aveva ancora le piume in testa. Esatto. Da capo indiano. Esatto, incontravo spesso Piero Pelughi, Gorenzulli e naturalmente tutta la formazione di Ritfiba. Vivere il mio tempo. La vita come una catena, di parlare pure con i pesci, con una sirena, di fare imparare l'equilibrio, sopra un mare sempre tempesta, per vivere il tuo tempo, starci bene dentro. Questo gioco equilibrio, devo solo faccio con la mano, perché vivere il tuo tempo è un equilibrio dentro. Sorridi, ora guarda me, di nuotare in questo mare, aspettiamo l'aurora, quando i più bei frutti saranno di tutti. Ti farei imparare l'equilibrio sopra un mare che sembra tempesta, perché vivere il tuo tempo è un equilibrio dentro. Sorridi, questa sera per gli amici di RTL 102.5 Radio Z all'italiana in diretta dal Forum di Assago Milano, il concerto dei Ritfiba, tutto esaurito. E allora abbiamo voluto condividere le emozioni che stanno vivendo gli amici che sono qui con noi stasera, con tutta l'Italia e tutto il mondo.
Esattamente, esattamente. Poi grandi sguardi di complicità, non so se hai visto Angelo, sì, tra Ghigo Renzulli, sì, e Piero Pelù, insomma due storici membri della band Elite FIBA che ovviamente ha avuto tanti insomma. Alti e bassi. Esatto, cioè, certo, sono presi e lasciati, esatto. Presi e lasciati. Nel frattempo la giacca con gli alamari di Piero se n'è andata ed è rimasto in canotta, una classica canotta nera. Allora ringraziamo tutte le persone che ci stanno scrivendo al 349-349-1025, che ci stanno seguendo sui social con l'hashtag LitFibaRTL1025. Belli questi finali, questi. Le code. Quello dei live. Queste se non cose c'è la sui, sui dischi non ci sono. Concerto senza coda, insomma. Intanto vogliamo ricordare anche la formazione attuale, sì, no? Dell'IFIBA. Allora c'è, a parte Piero Pelù e Ghigo Renzulli che abbiamo già citato, abbiamo Fabrizio Simoncioni, anche lui storico alle tastiere, Franco Licausi, Ciccio Licausi al basso, che è stato anche già dei Negrita, e Luca Martelli alla batteria. Questa è la formazione, la line-up, diciamo, di questa sera e di questo tour, dell'Utopia Tour dell'IFIBA. Allora c'è stato qualcuno che ha scritto no, ma sono in playback. Sì, ciao. Allora, il problema è che questi cantano e suonano talmente bene che sembra il disco. Dai, non diciamo cazzate, per favore. Ecco. Tanto per dire. Esatto. Minuti alle 10, venerdì sera, il 31 di marzo, una serata speciale. Bene. Insieme su RTL 102.5 Radio Z all'italiana. Sentiamo che dice. Pronti a liberare il nostro spirito! Vai Franci! Vai spirito! Grande, grande singolo del 1995, no? Settimo album degli FIBA. Senti come suona. E queste cose qua le possiamo fare solo noi. Già. Non così tanto. Tanto per dire, La butto lì, Ecco, bravo. Qui ci stava un la butto lì. Fate libero da contatto.
so che voglio un cannibale. Che questo album del 95 si doveva chiamare Serpente sì. d'asfalto. Che sarebbe stato un titolo molto rock. Però poi hanno deciso una linea più morbida. Stasera si gode! Si gode molto con un sold out così al Forum Grandi Lit FIBA. Allora, continua il nostro viaggio nel tempo. Siamo arrivati al 95. Facciamo un passo indietro a terremoto del 93. Dove c'era? Dove c'era Fata Morgana, l'omonimo fenomeno, no? E poi, sì, tra l'altro, tipo, questo. La Fata Morgana è tipo un miraggio. Sì, un no? miraggio, quando, un miraggio, esatto. Quando esatto. vedi il calore che fa. Esatto, miraggio del rock and roll. Con che rumore fa la Fata Morgana? Quella roba lì. Esatto. E adesso partono le balle di fieno. Sì. Di ciò che appare è come sembra. Cadono a te, c'è chi ha perso il suo cielo.
se significa che sono vivo, che importa se l'ultimo è il primo, il cuore vuol battere ancora, oh, sabbia rossa e deserto, lo sento negli occhi, in fondo ai miei occhi, salire dal mare, passando dal cuore. Abbiamo deciso che l'effetto Fata Morgana è... Esatto, un po' lo sbattere delle ali, no? Di una farfalla, di un farfallone in questo sì, caso. Sì, esatto, perché ci sono degli effetti ottici che non si possono tradurre in un rumore, quindi l'effetto Fata Morgana è proprio quello lì. Grazie a tutte le persone che stanno scrivendo al 349-349-1025, grazie a chi ci segue con l'hashtag Litfiba RTL 1025. Siamo in diretta dal forum di Assago Milano per il concerto sold out dei Litfiba su RTL 1025, non solo, anche su Radio Z l'italiana. Più di così che cosa volete? Ragazzacci. Ricordatevi sempre, prima di partire, di infilare anche lo spazzolino da denti nella valigia. Che non si sa mai. Esatto. Era anche il titolo di uno spettacolo di Fiorello. Non si sa mai che uno debba stare fuori a dormire. Esatto. Insomma, la litosi è un problema. Esatto. La grande nazione del 2012, la mia valigia. La valigia, casa, raccolta. Due occhi, due orecchie, due ruote, due zitti. Sono a raccontare tutto quello che hai. La valigia, casa perfetta, il massimo dal minimo indispensabile. Un atto
la mia valigia. E chissà cosa c'è nella valigia. Cosa c'era nella valigia del videoclip che accompagnava questa canzone? Beh, dentro la valigia non lo so, ma quella che la portava era Eva Poles, la cantante di Prozac Più. Esatto, la valigia era di legno e alla fine del videoclip dentro la valigia veniva fuori un cagnetto. Di combattere per le proprie idee, per la propria libertà. E questa è dedicata a lei, a Denis Garofalo. Si intitola Maria Coraggio. E riatterriamo su Utopia 2016, Litfiba Live su RTL 102.5, Radio Z all'italiana. Si sveglia la notte lunga e vede tutto diverso. TikTok, TikTok, nuovi orizzonti, nuove luci, nuove unghie più forti. Rompe la gabbia, Maria la guerriera, ma si oltre la frontiera e danza, Maria danza, Maria danza, Maria danza, nella sua stanza, nella sua stanza, nella sua stanza, nella sua stanza, danza e danza, Maria danza, ma sull'arroganza, ma la gente stronza. Vedere il rovescio di tutte le cose e delle persone. Aria coraggio ci crede, ci prova a lottare i fantasmi, a lottare la piombra.
Sempre un passo avanti, l'IFFIBA live su RTL 102.5 Radio Z all'italiana. Grazie a tutte le persone che ci stanno scrivendo. Abbiamo ricevuto centinaia e centinaia di messaggi. L'IFFIBA, nome. 40 anni di rock italiano. Di garanzia, sì, veramente. Lo strapotere della mafia in questo paese. Parlo delle persone di Palermo, di Catania, di Agrigento, di Reggio Calabria, di Catanzaro, di Cosenza, di Bari, di Foggia, di Napoli, di Roma, di Firenze, di Bologna, Modena, di Milano. Dove ci porta la macchina del tempo, Franci? Qua ci porta Terremoto del 1993, questo è Dimmi il nome, una delle canzoni più politicizzate e anche uno degli album sicuramente più politicizzati di IFFIBA, che non hanno mai fatto mistero, insomma, di, come dire, di esporsi, no? La loro posizione e delle loro idee. Qua sereni, una chiusura serena. Salutiamo Davide e Anna che seguono il concerto dei IFFIBA grazie alla radiovisione o all'app, non lo sappiamo, da Dubai comunque. Beh, rock esatto. And roll all over the world, tanti sono anche i locali collegati ovviamente in radiovisione su canale 36 del digitale terrestre 750 di Sky, e ci fa piacere insomma che condividiate con noi questa esplosione di suoni, di colori, tutte persone che erano andate a vedere un concerto. Fa culo. Ecco, naturalmente adesso sta parlando dell'episodio del Bataclan.
a tutte le altre persone morte in altri attentati in Europa, ma in Medio Oriente, centinaia di migliaia di persone che hanno perso la vita a causa dello schifosissimo terrorismo. Stiamo uniti e informiamoci sempre di quello che succede intorno a noi. Anche perché spesso quello che accade in nome di Dio, esatto, purtroppo spesso è in nome del Dio petrolio. Esatto, bravo. Della divinità economia. Mazza, oh ragazzi. Ma chi sei stasera? Ho sbagliato radio. Dovevo stare su Radio Freccia stasera. Di un gregge senza lana né ricotta, carne da macello per un Dio che se ne fotte, trappole di mostri e di martiri assassini, con sette mutande, 70 vergini nel cielo. Hey! La verità, e dove non batte mai il sole. In nome di Dio, il mondo è tutto mio, è mio tutta la terra, gli uomini e il Messia. Sull'altare del potere e nuove crociate per spacciar democrazia, fatta di bombardamenti e puzza di petrolio. La verità è dove non batte mai il sole. La verità è che siamo già nella terza guerra mondiale. Talebani, il sangue nelle mani, crociate talebani, il sangue nelle mani. Crociate talebani.
In nome di Dio, Litfiba Live su RTL 102.5 con Angelo Balguini, Francesca Cheyenne. Questa sera un grande onore, un grande piacere trascorrere questa serata in vostra compagnia. Attenzione, perché adesso facciamo un bel mashup. Fanculo a tutti i fanatismi. Ecco, ti è. Questo, a tutti i fanatismi. Questo non era un mashup, era un messaggio chiaro. Dicevo, facciamo un mashup di anni. Esatto, esatto. Dall'89 esatto. al 2016. Esatto. Non è che sono due canzoni una sopra l'altra. No. Della Lombardia. Adesso praticamente fa un passo indietro nel tempo, insomma, mentre ovviamente sta facendo le sue arringhe, giustamente Piero, questa è una parte molto importante del concerto di Litfiba. 1989 con Tex e Intossicato da Utopia del 2016. Questo è il nostro primo mashup in diretta su RTL 102.5. Una dentro l'altra. Sulla strada ci sono solo io. We'll be right back.
saremo dei fiumi o saremo tutti prosciugati. Sempre all'ultimo dei prati, quando saremo tutti asfaltati. Sempre all'ultimo dei figli, quando saremo tutti sfruttati. E poi buttati, intossicati, avvelenati. Questa terra tanto ce la fotti a noi. Che cazzo dici? La vostra libertà. Ma cosa dici? E noi ce la fermiamo già. Questa serata su RTL 102.5 Radio Z all'italiana.
grazie, grazie davvero di cuore per essere lì ad ascoltarci. Noi insieme ai Litfiba abbiamo voluto farvi questo regalo, vi vogliamo far ascoltare il concerto di Assago del Forum, che è completamente sold out. Piero poco fa ha salutato la Lombardia, perché sono le persone che ha di fronte lui. Ci siete anche tutti voi naturalmente in giro per l'Italia e per il mondo grazie a questa trasmissione in diretta. E poi pubblico eterogeneo, ci sono sia ragazzi che ovviamente gente insomma più in su con gli anni, perché ovviamente i Litfiba attraversano, cavalcano proprio 40 anni di storia del rock italiano. Sto leggendo anche dei messaggi surreali. Piero come Ozzy Osbourne. Jim Morrison italiano. Vabbè, insomma. Fortunatamente Piero è ancora in vita. È in salute. Senti, adesso andiamo a un bellissimo album del 1986 della trilogia del potere, 17 re, questa è Resta. Mi hai cercato fino qui, sono ancora un po' stonato. Sto oscillando su una lama tra orizzonti e vertici. Resta. Cercato fino qui, superando i sette mari, volami. Oh, tu sei forte e mi ferisci, regina della pioggia, forte pioggia, strana pioggia, strana pioggia. Resta una parte di me, quella più vicina al nulla, vicina al nulla. Parte di me, quella più vicina al nulla, vicina al nulla.
non è la prima volta che le strade di RTL 102.5 e dei Litfiba si incrociano. È vero, è vero. È successo nel 2006 a Reggio Calabria, sempre in Calabria, in un'altra sera d'estate. C'era una magia, grazie, c'era un'atmosfera. Vada stasera, Morgana. Stasera, però, a proposito di Calabria, è vero. Stasera, però, c'è qualcosa di speciale in questa. Sì, intanto, questa veramente lui ha una grinta, un entusiasmo, un'energia che è veramente invidiabile. Posso correggerti? Loro, perché certo. Il tocco inconfondibile della chitarra di Ghigo. Stava Sandi, hai ragione. Esatto. Qui cosa facciamo? Metà anni 80, giusto? Da Desaparecido del 1985, tra l'altro una delle mie canzoni preferite, Lulu e Marlene, dedicata a Louise Brooks, l'attrice che impersonò naturalmente Lulu di Wedekind, se vogliamo, teatralmente, e poi di Pabst, cinematograficamente parlando, quindi anche un tocco culturale, anche insomma un particolare di questa canzone. Mi sta scendendo il sangue dal naso, non so perché, scusami. Ho detto una cosa un po' alla Benatti, No, un po' di più. Lulu, la luce vuota, senza colore, senza più vita. Lulu, ogni ora persa è una ferita che si apre molto a noi. Quante ferite alla mia anima persa, ma lei suona la ripeca in ogni uomo. Grida pace a noi, pace, pace, siamo soli di fronte all'odio invincibile, impalpabile per my life.
È una seratona live dal Forum di Assago Milano e Litfiba su RTL 102.5 Radio Z all'italiana. Butto un occhio qua sulla nostra messaggeria. Ciao Roby, ciao Giulia, ciao Barbara, ciao Aurora. Buona serata a Massi, a Josy, a Franci, a Gianca, a Janet da Sassari, per esempio. Hanno scritto al 349-349-1025. I molti sono sintonizzati davanti ovviamente allo schermo e stanno seguendo il concerto di Litfiba sul canale 36 o sul 750 di Sky. Quindi avrete visto che tutta questa canzone Piero l'ha cantata con un teschio, esatto, in mano. Esatto. Essere o non essere. To be or not to be. Le cose sono due. O sì. Siete bolliti? No. Ecco, adesso c'è la polemica, c'è sempre la parte polemica. Milanese. O ci vuole un pezzo un po' più testosteronico. Ci vuole, dai, ci vuole. Ragazze, voi ogni volta che lui canta questa canzone pensate ci sdilinquiamo. Siete voi. Dedicata a tutte le girls all'ascolto, dai. 20 anni fa al Festival Bar c'era, esatto, questa, c'era, me lo ricordo benissimo. C'era Ricky Martin, c'era Pino Daniele e c'era lui. Sì, ma con lui non c'è storia, altro che Ricky Martin. Piero Pelù tutta la vita, rock and roll. Regina di cuori. Davanzali! Oh, questo è un semi davanzali!
avanzare, signorina. Lei sta bleffando, il suo fidanzato è geloso. Male, male queste cose, perché certe cose sono patrimonio dell'umanità. E quindi non c'è niente di male a mostrarlo. Avanti ragazze, su, 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 su. Allora stasera pesce, beh, per ora ci sono solo delle reginette, La vera regina di fuori ancora non si è vista stasera, ragazzi. Non si è vista. Genera rosa e una spina genera spina. Io vivo tra mille tentazioni e pensieri peccaminosi. Pa 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 pa. Come stare? È una farfalla in fasce che si trasforma, ci trasforma, altrimenti non cresce. Si trasforma, ci trasforma, vicino di cuori. Che già i dolori, dico pure io, se non sto bene con me stesso, veleno d'amore, ti appena un cuore, la tua strategia, sono forte tra i tuoi sessi, e non ti capanno mamma, dici che mani, non so se mi ami, mani, non manco mamma, dici che mani, non so se mi ami, regina di cuore. E allora mani, 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 dici che mani, non so se ti ami, forse che sì, forse che no, forse si può, forse non si vuole. Mi mandi di fuori, regina di cuori. E la nostra regina di cuori questa sera è Francesca Cheyenne. Sì, rappresento tutte le girls. Aspetta, aspetta, che è arrivato un reggiseno. La regina di cuori della serata. Non stiamo scherzando, è una cosa seria. Siamo anche in diretta televisione. Ecco. Tua madre ti può vedere. E guarda mia figlia, che figa che è. Caccia fuori le tette! Tira fuori quei capezzoli! Maremma ignuda! Maremma ignuda, siccome è arrivato un reggiseno sul palco, e giustamente Piero sta cercando la protagonista. Come nella migliore tradizione rock. No, e adesso in nomine patris, il Diablo 1990, questo è l'album ovviamente. E questa è Gioconda. Dai Mona Lisa, fai lo sguardo enigmatico per favore. Così sembri scema, però scusa. Non so se si inquadra, lo sguardo. Sì, però lo sguardo, lo sorriso enigmatico, con dietro tutto il paesaggio che non si capisce da dove arriva, dai, forza. Aspetta che faccio la posa della Gioconda, che si fa il selfie. Il momento è liturgico, poteva essere turgido, ma è solo liturgico. Ecco, con Hugo Boss, in Sempiternum et Eternum Matrimonium Stra Ultra Mega Giga Cazzi Vobis. Oh missis, in nomine Chuck Berry, in nomine Ramones et sudaticcio di stare col pizzarro con tutti gli occhi del tramento, la tua famiglia mi ha inchiodato qui. Risponda al prete
dal dito in cielo, che mi vaneggia della fedeltà. Vorrei parlare, fagli capire che questa faccia non mi cambierà, ma la speranza è l'ultima a morire. Chi sta sperando a morire, non si può dire il cuore, no, no, non te lo do l'anello, no, no, scordatelo. Mi sento freddo, paralizzato, praticamente incatenato. Ma la speranza è l'ultima a morire. Chi sta sperando a morire, non si può dire il cuore, no. In alto le vostre fedi! Thank you.
stavo cercando di immaginarvi in giro per l'Italia e per il mondo, dei gruppi d'ascolto concentrati e pieni di rock and roll. A Francoforte ci stanno seguendo addirittura. In esatto, esatto, esatto. Per esempio. Allora questa era la Gioconda, no? Che sta per capitarvi. Grazie di essere venuti, ragazzacci, stasera. Oh! Da tutta la Lombardia, il nord-ovest, la nord Italia, wow! Che figata! Eh sì, ricordiamo che ma il concerto è sold out, no? Ci vedremo anche quest'estate, eh? Oh, oh. Vero, a luglio si riprende dopo le date primaverili di questo tour dei Litfiba. Questa è la canzone che voglio dedicare al vostro rientro di stasera. Che la vostra strada sia meravigliosa! Lunga e diritta! Quindi... buon viaggio a tutti, la Ciotro! Grandissimo, ti porterò nei posti dove c'è del buon vino e festa, festa fino al mattino! La strada non finisce, senza piedi userò le mani, mani, fino alla pista che non esiste, la cavalcherò se venti dura terra. Periferia, con gli occhi della rabbia della cubaleno, che non conoscono la destinazione e che mi dicono un viaggio là ci otterrò, porterò io ti prenderò. Non ha strisce, sarà la rotta sotto questa luna, con suoi problemi, con i suoi compromessi, e che ogni volta non ritrovi mai la stessa. Ti porterà, svegliarà, io ti prenderò e salta, 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 canta! Io senza piedi userò le mie mani e tutta l'arte di un equilibrista per trovare un altro ponto per noi due e noi due e faccia a faccia con la porta della paura senza gli agi, senza cintura si rende con due occhi grandi come la fame e guarda, guarda, io sono qua giù.
così sono volate via due ore. Esatto, non ce ne siamo neanche accorti, davvero. Un batter d'occhio. E grande rock and roll, sottolineate da tutti i vostri messaggi al 349-349-1025 o con l'hashtag Liftiva RTL 1025. Attenzione perché ci stiamo per tuffare nel gran finale. Esatto, esatto, siamo quasi pronti, siamo addirittura d'arrivo. Carico, è bello carico anche Piero questa prima sera. Prima di andare avanti, per favore, controllate sulla vostra pelle. Che cosa? Che ci sia qualche macchia blu. Eh già, perché adesso ci arriva Gira nel mio cerchio, che è una delle canzoni forse più surreali, no, del repertorio, del primo repertorio dell'Litfiba. Ma hai mai fatto la prosa di questa canzone? Come si faceva, no, però, con le poesie, no? Però ci ho ballato su questa canzone e non ho mai capito il testo di questa canzone. Ma come tutte meglio non chiederglielo, no, però. Ma come tutte le canzoni in inglese che non sappiamo cosa dicano, ma parliamo come se fossero. Questa è in italiano e vale la stessa cosa. Esatto. Tu quel che vuoi, non mi dire la ragione perché lo fai. Gira sulla linea, fai come mia. Sono un cane nero, do l'energia del vento.
dicevo, è la canzone più incomprensibile di Elite FIBA e per questo la più affascinante, secondo me, no? Il finale Bukowski, guarda qua, spiega tutto. E questo è il mashup con Tequila. No, certo. Elite FIBA dal vivo su RTL 102.5, Radio Z all'italiana. Diretta dal Forum di Assago Milano, sold out, grandi Elite FIBA, manca veramente poco. Ma c'è un bel finalone, restate con noi, intanto c'è questo solo di batteria fantastico, godetevelo. Allora, sono le 23 e 12 minuti, siamo in diretta, live, tutto. Quel gran bonazzo di Luca Martelli alla batteria, direi. Quale ragazze? Dicono tutte di sì. Fanno cenni affermativi. Se lo dite voi, non posso che essere d'accordo. Riders on the Storm. Oh, scusate, mi è scappato. You know the day destroys the night. Night divides the days. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Questo ci ricorda qualcosa. Tequila, una margarita, un cucaraccia, uno sottino, un toro. Santo spirito, vado lato, tequila boom boom, tequila boom boom, 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 tequila, oh margarita, un cucaracha,
hanno tutti sulle mani in questo momento. Però che tenerezza. Questo messaggio. Sto ascoltando a volume basso il concerto, ragazzi, perché il mio amore e il mio cucciolo Nicolò dormono nell'altra stanza. Ma siete sempre grandi. Anche piano, anche a basso volume, ma ci seguono. Che fatica ascoltare quel concerto di fibra a basso volume. Questa è una festa pagana. Di quelle che piacciono a Piero e naturalmente a Rich Fiba. Da tutti i peccati del mondo. Per questo dunque è proprio un diavolaccio, eh. È il diavolo. Sapete che io sono un po' esigente, ho sempre bisogno di andare un po' oltre, e allora questo rituale pagano portiamolo alle estreme conseguenze. Facciamo questo atto di penitenza, questo atto di contrizione, questo atto quasi di autoflagellazione, visto che siamo anche in zona pasquale, perché no? E allora inginocchiamoci, fratelli, sorelle, inginocchiamoci. Perché sennò il concerto non va avanti. Ve lo dico, fratello, sorelle, non va avanti il concerto. Tutti, anche qui alla transenna, nessuno escluso.
nessuno escluso. No, vabbè, ma si stanno inginocchiando veramente. No, ma si stanno inginocchiando veramente. D'altronde lui è veramente satanico. Un profeta. Un profeta. Vai giù, pelato. Pelato, vai giù. Io questa roba qui la facevo con Jump di Banane in discoteca comunque, ma anche con come si chiamava la canzone YMCA, ma che no, YMCA non ci si inginocchia, quella è musica da party, dopo la bomba, la bomba, ah, è un passito Banato Maria, Ricky Martin. Quale altra chiesa, in quale altra basilica? Questa è la basilica del rock stasera, ma voglio dire, in quale altra basilica del mondo così tanta gente sta in ginocchio? Stiamo scherzando? No, sono tutti in ginocchio, ragazzi. Tradizione alla Mecca. Forum inginocchiato, dai, Piero. Vai giù, Mare, Magnuda, vai giù. Vai giù anche tu. Tu in prima fila, eh. Ora, per favore, per favore. Per favore. Spara serpente nella primavera. No, no, troppo casino, non c'è liturgia. Non c'è liturgia. Spara serpente nella prima mela. Meglio, meglio. Rumba la forza chi lo conta. E io con la musica mi cambio la pelle. Paradiso è una spinta Lucia. Delle vite per primo la mia. E allora siamo. Grande liturgia, eh? Grande liturgia, la notizia grande. È Forum Litfiba, 11.000 in ginocchio per Pierù e Ghigo. È vero, hai già fatto i titoli di domani mattina, vero, vedi Baghini, che bravo, che bravo. Devo dire che 11.000 persone, 11.000, quindi 22.000 ginocchi, cioè 22.000 gambe in questo caso, no? Sì. Anche chiappe, se chiappe, sì, non lo so, sì, chiappe di luna, anche quello che vuoi, tutto quello che abbiamo doppio, anche occhi, sì, anche orecchie, beh, anche qualcos'altro, anche non narici. E no, beh, se fossero tutte femmine sarebbe. No, scusa, doppie. No, doppie, vabbè, doppie ce non le ci incartiamo, va. Doppie ce le dividiamo equamente tra uomini e donne. È vero, è vero, è vero. Sono alcune cose che doppie abbiamo entrambi i sessi invece. Senti, lasciami dire che è stato veramente un concerto straordinario che ha attraversato, ha cavalcato veramente dagli anni 80, 90, 2000, insomma, fino ad oggi tutta la storia, la grande diciamo grandissima storia, oserei dire, rock dei Litfiba. FIBA, ma siamo pronti per il finalone, no? Il finalone, intanto noi ne approfittiamo per ringraziare tutta la squadra tecnica, Beppe Di Dio, Stefano Mungi, Stefano De Gradi, Gigi Resta, la squadra di PFTV in esterna al forum di Assago, tutti voi per averci seguito, tutti quelli che hanno voluto scriverci un messaggio oppure che ci hanno seguito tantissimi sui social, dire, grazie sera. Davvero, siamo veramente felici di aver avuto la possibilità di condividere con voi questa straordinaria serata dei Litfiba, che si conclude con la canzone che dà il titolo al loro ultimo disco. Esatto, disco e tour ovviamente, di cui tu ricordavi, ovviamente ci saranno anche
le date estive. E quindi... alcune date ancora in primavera, nei prossimi giorni, e poi d'estate a luglio, si riprende. Si dice. Sì, sì, esatto. E quindi giustamente chiudiamo con Utopia, no? Mi viene di Utopia. Perché effettivamente Europa, è Utopia, e quindi una crasi, e questo luogo, no? È una crasi, dopo lo simbolo abbiamo tirato fuori la crasi, ragazzi. Allora, domani andiamo a segnare il retorico. Sono a crasi vostri. Alla cattolica. Crasi vostri, niente male. Perdersi e ritrovarsi, per dire. A volte siamo chiusi, schiavi, condizionati dalle nostre piccole passioni, vizi. So we're saying give peace a chance. We're not thinking in terms of 10 years. We're thinking in terms of peace forever, you know. The power to the people. Ecco, spieghiamo magari a chi ci sta seguendo in radio e non in radiovisione sul canale 36 del digitale terrestre 750 di Sky, che in questo momento al forum di Assago sta andando in onda questo video, questo audio che sentite, tutto è buio, e ovviamente ci sono le frasi storiche, insomma, un po' della storia dell'umanità. Ecco, avete sentito Have a Dream e poi naturalmente tante altre che hanno, diciamo, segnato momenti topici, direi, della storia dell'uomo. Che bel sogno! Che bel sogno! Ma perché non rimanga soltanto un sogno? Perché non rimanga soltanto un sogno? Ebbene, adesso tocca a noi. Adesso tocca a noi, dice il grande Dario. E noi bisogna avere il coraggio. Bisogna avere il coraggio di essere noi stessi sempre, a qualsiasi costo. Il coraggio di essere liberi. Per costruire la nostra Utopia! L'isola che c'è, per chi la cerca e non si arrende mai, dal polo nord al polo sud, la puoi creare ovunque tu vorrai, essere umani tra gli umani, fatti di gioia e fantasia, accoglienza e bassa disparità. Nasce il sole a Utopia, sempre Utopia è un sogno. Io voglio continuare a sognare, sognare. Sempre Utopia è uno sbaglio. Io voglio continuare a sbagliare, sbagliare. Sempre Utopia. Ciclabili e rifiuti zero, ma è utopia, non è utopia. E voglio un paese dove la realtà
ogni cosa sia come appare, e non merita vincerà. Ecco, è utopia, è utopia, sì, è utopia, è un sogno. Cara la mia Francesca, chiuderei con la, una delle tue frasi preferite. It's only rock and roll. But I like it. È vero, e poi è una delle canzoni più lisergiche, direi, no? Dei sì. Litfiba di questa sera. Vero. Grazie, grazie Litfiba che ci hanno fatto questo regalo, la possibilità di condividere con voi questa serata magica al forum di Assago, sold out. Altre date in arrivo in primavera, nuove date durante l'estate, nel mese di luglio. Abbiamo ringraziato tutta la squadra tecnica, io ringrazio te Francesco. Grazie ad Angelo Baiguini. E noi ci sentiamo in una prossima occasione, ci saranno tante altre opportunità. Adesso ci riconnettiamo perché siamo stati in diretta sia su RTL 102.5 che su Radio Z l'italiana, per cui buon fine settimana a tutti, grazie. Buon weekend, weekend rock. Allora, adesso vi lasciamo nelle sapienti mani di Carletto e di Elena Gianni. Per quanto riguarda RTL 102.5 e invece per quanto riguarda Radio Z l'italiana. Sì, Matteo Campese? Matteo Campese sì, e Fabiana. E Fabiana? 20 minuti. Okay. Sì, sì, sì. Okay. Baci, baci ciao, a tutti. Baci, ciao, ciao, ciao. Ciao.